Sì. Sì, no. A parte l'ultima che risponderò alla storia dell'informatizzazione, volevo prendere in esame a questo punto l'ordine del giorno, che ha due aspetti, un aspetto politico e un aspetto amministrativo. Il primo aspetto politico è che questa lista che attualmente è in maggioranza si è presentata ai cittadini sul programma e non ha fatto altro che rendere dal punto di vista amministrativo nei linee programmatiche di questo programma presentato. Questo almeno ce lo dovete dare. Non ce lo stiamo mandando. E infatti questa sera andiamo a votare non tanto le linee programmatiche, ma quanto la presa d'atto di questo. E purtroppo non è venuto fuori da questo Consiglio Comunale nessuna controproposta, purtroppo. Ah, no. E nessuna controindicazione, permetti un attimo. Nelle linee programmatiche, se non pone continuamente il come verranno realizzate. E naturalmente come verranno realizzate vedremo nell'operare di questa amministrazione. Perché questo è stato posto, infatti, ripeto i vari passaggi che sono stati detti, primo nell'intervento, e lo ringrazio del consigliere Paico che è stato colpito da questo programma. E infatti avremo modo di vedere e nel quesito posto è il come. Invito tra l'altro il consigliere Paico, che è anche consigliere provinciale, che nel nostro programma c'è anche la strada di Salizzone, proprio perché nel consiglio provinciale, che è di pertenenza del consiglio provinciale, e visto che siete all'interno di questi banchi, come consigliere comunale, mi fa molto piacere tra l'altro, che dia una mano a questa amministrazione in quanto come ruolo di consigliere provinciale. Affronto anche questo stesso problema, in quanto anche lo stesso consigliere Montemezzi ha detto che questo è un programma corposo e dettagliato. E questo è un principale che piacere. Naturalmente ritorno ancora a te nel fare e nell'eseguire le varie punti di linee programmatiche, ci misureremo tutti. Una cosa però non sono d'accordo con il consigliere Montemezzi, di rendere le cose tutte difficoltose in quanto noi ci abbiamo provato. Io credo che chi si pone candidato all'interno del Consiglio Comunale di Amministrazione deve trovare tutti i modi e tutte le forme perché le cose anche difficili si possono attuare, altrimenti partiamo dal presupposto che tutto è difficile e non si fa assolutamente niente. Su questo non sono assolutamente d'accordo. Per quanto riguarda viceversa l'intervento di come viene sanato il buco di bilancio, è al primo punto della nostra linea programmatica. Infatti c'è scritto al primo punto gestione rigorosa di entrate e di uscite. E infatti mi sembra che questa gestione rigorosa è stata fatta in questi 50 giorni. Ricordo al Consiglio Comunale che l'ultimo consiglio, dati dall'ufficio amministrativo, ragioneria del Comune, il deficit, o meglio chiamiamolo il buco, l'abbiamo riportato a meno 325.000 euro, altrimenti rischiamo di passare le serate qua e non sappiamo neanche di che cosa stiamo parlando. Per quanto riguarda poi le alienazioni, è stato molto chiaro che cosa si va a alienare. Infatti la prima alienazione non è che vendiamo gli oggetti preziosi del comune. L'ultimo consiglio comunale abbiamo alienato un reddito stradale. Ritorno anche poi al fatto che ci deve essere un soggetto esterno a controllare i conti. Beh, io credo che compito degli uffici che sono competenti e hanno un mandato di controllare i conti e anche l'amministrazione comunale e il soggetto esterno, consigliere Moreschi, c'è, che è il revisore di conti. Infatti nell'ultimo consiglio comunale hai fatto presente che mancava in cartellina il parere del revisore esterno, che è un soggetto esterno, il revisore di conti. Ritorniamo all'aspetto dell'informatizzazione. Per quanto riguarda l'informatizzazione, vorrei far presente che le regole che attuano tutti i servizi informatici, informatica si intende informazione automatizzata, non sono le regole del blog, ma si parla di software, ovvero sia di gestionali, che sono vincolati da copyright. Quindi io invito il segretario comunale a verbalizzare che facciamo di divieto assoluto che vengono scaricati software open source, perché questi non sono, prima di tutto non sono funzionali e sono coperti da copyright. Beh, tra l'altro io penso per favore io ho visto Office della Microsoft, non voglio che venga scaricato, non puoi scaricare Open Office, è un open e non parli nulla. Io non ti ho interrotto. Per quanto riguarda poi open source, ricordo che il comune non ha di software dedicati che open source non ci sono, i SIT, servizi informatici territoriali, tutto l'ufficio anagrafe, tutto l'ufficio tributi,
tutto il tuo, essendo un'unica attività produttiva, non sono open source. Quindi vuol dire che questi non andiamo neanche a cercarli. Ricordo anche, chiedo che il segretario comunale verbalizzi anche questo, un ente pubblico deve applicare anche il DPS, il documento programmatico di sicurezza. E quindi noi ci dobbiamo attenere a questo. E non permette assolutamente questo tipo di software, ovvero sia di gestionare. Non so se sono stato molto chiaro. È ovvio che noi cerchiamo di mettere in fila tutti questi software, ci stiamo anche adoperando perché venga attuato anche tutta la regolamentazione di server e il salvaguardia dei dati. E non siamo ancora andati a livello di cassette proprio perché il DPS lo prevede. Aggiungo anche che stiamo mettendo mano al sito, in modo tale che sui portali chi vuole scaricarsi dei documenti possa farlo anche online. E stiamo anche esaminando il fatto che l'informazione del Consiglio Comunale venga a totale carico del Comune, perché il Comune è lui, tutta l'amministrazione comunale, tutto il Consiglio Comunale che comunica all'esterno l'informazione e non venga lasciata a un cittadino che si commenti da solo all'interno di questo Consiglio Comunale. Scommetto che parla del mio blog, però. Io non ho fatto nulla. Ah, no, certo. Lei ha detto, Piazza ha dato a dire che sono, cosa ha detto, molti mesi, ricordo, che sono irrispettoso. Portami il dato. Allora, ascolta una cosa, tu hai appena detto che siete rientrati di 325.000 euro col patto di stabilità, giusto? Bene, qua sul primo giornale, qualche giorno fa, c'è la dichiarazione del sindaco che dici. No, io te la cito testualmente, sindaco. Non ci sono soldi in cassa e sforeremo il patto di stabilità anche nel 2011 per 350.000 euro. Domanda, la devo sforare o no? Allora, no, perché è una notizia, no, quello che si dice adesso. Ti do l'interpretazione, cioè nel senso che la commissaria ha spalmato la... per un motivo tecnico, te lo spiego anche, ha spalmato parte dell'intervento possibile sull'anno prossimo, per cui avevo detto che comunque parte dello sfollamento del patto di stabilità viene comunque caricato anche al prossimo bilancio, che è vero da questo punto di vista, ma non è perché sfori, può darsi che si rientri. Il fatto poi che si debba rientrare pecuniariamente di questa cifra, che è comunque scontato, però se tu riesci a rientrare quest'anno, vuol dire che tu puoi fare per l'anno prossimo comunque l'assunzione di mutui e l'assunzione di personale, al di là poi delle altre regole che ci sono all'interno della legge che possono poi. Quindi l'affermazione che ha colto la giornalista è vero che bisognerà pagare, ma non è vero che sia conseguenza dello sfollamento, perché è parte di quest'anno. Vabbè, comunque la sostanza è che oggi lo screening che viene fatto tempo fa, lo screening lo sommia in inglese. Il problema di quest'anno è che c'è una progressiva riduzione dello sfollamento, però io non sono in grado di dire se ce la faremo quest'anno. Era solo perché il consigliere ha sollevato la cosa, ha detto io ho letto quello che avevi detto e chiudo. È il fatto che non è vero il fatto che un comune non può adottare il software open source, non è assolutamente vero. Lo dice il consigliere, ma io sono sicuro che non è vero, perché ci sono consiglieri del Movimento 5 Stelle a Treviso che l'hanno già adottato e il fatto di dire noi scarichiamo Office perché così paghiamo le licenze. E come darsi una smantellata, questo di gratuita, perché Open Office funziona lo stesso benissimo, fa la stessa cosa, è gratuito, open source, quindi fa quello che fa Office e anzi a volte lo fa anche meglio perché fa dei PDF, fa un sacco di cose che l'altro non fa, altro pagamento. Quindi quello che ho detto non è vero, si possono adottare. Mettiamolo così, oggi il sistema informatico del comune probabilmente non è all'avanguardia. Io non sono un grande esperto, però solo il fatto di constatare che sono sistemi di archiviazione diversi, vabbè, probabilmente qualcosa non funziona. Io credo che il consigliere Costantini stia seguendo questa cosa, se il funzionario ha detto. Io credo anche che una capacità come la tua di gestire il software oppure di avere conoscenze informatiche
non sia da scartare anche all'interno di un'organizzazione. È una pura passione per la mia. No, vabbè, insomma, sono via dire. Sono tecnico. Sono via dire perché siete che ne ho e ne discutevo tutto lì, dopo lì stesso. Quando vuoi, sì, sì, guarda, cioè, non sono problemi. Io non sono un esperto. Sono convinto. Io non sono un esperto informatico, quindi non solo, ma mi ricordo che il computer lì riesce a far funzionare solo quella. Io sono convinto che si potrebbero adottare software per far spendere meno. Ma io ho usato Linux a lungo per dirti, quindi non ho. Al di là di Linux che deve sostentare tutto il sistema, ci sono dei software che vanno adesso, tipo Skype, si può fare telefonate. No, sono tante. Il problema è complesso perché poi le software house che usano le gestioni dei programmi del comune tendono a dare programmi, cioè, che fanno dipendenza. È chiaro, sindaco. Quindi il problema di una revisione è complesso, credo. Quello senza dubbio. Sarebbe già importante, ma ci sono già procedimenti in atto all'interno del comune, che riuscissero a far funzionare meglio della PEC, che riuscissero a far funzionare, certo. Se riuscissero a fare in modo che qualche certificato non se lo fa da casa, senza venire qua. Certo. Io credo che questi passaggi. Certo è che l'assessore consigliere ha detto una cosa fa, si possono installare software open source. Ha detto, ha dato una sua interpretazione, dai, più che passo. Possiamo dedicare una serata. Sì, un cammino, anche amico, ormai abbiamo un miserasco e magari. Sì, quindi no, abbiamo un problema un po' più. Ma siccome poi tra l'altro è un punto che conosciamo da più di Costantino. No, ma forse il funzionamento non deve essere una disposizione tecnica per me, io le riconvenzioni le dare sue. Mettiamo la prova in un qualsiasi caso Linux, non è un software, è un sistema operativo di lavoro. Nessuno ha parlato di Linux, sto parlando di software, è stato il sindaco di tirare fuori Linux. Allora, Costantini, o ti ascolti per diviso, se no perché è nato. No, allora, io non ho parlato di sistemi operativi, ho parlato di software, ok? OpenOffice è un software, non è un sistema operativo. Ubuntu, Linux e tutti i suoi derivati sono sistemi operativi, come Windows, Windows 7, tutto quello. No, allora, come dire, il padre della polenta era la rivista. Consigliere,